Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume sesto, capitolo 135, 12 ottobre 1905. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, la conoscenza di se stessa vuota l'anima di se stessa e la riempie di Dio. Non solo, nell'anima ci sono tanti ripostigli e tutto ciò che nel mondo si vede, a seconda del concetto che l'anima si forma, così chi più, chi meno, prendono posto in questi ripostigli. Ora, l'anima che conosce se stessa ed è ripiena di Dio, conoscendo che essa è un nulla, anzi conoscendosi per un vaso fragile, marcioso, puzzolente, ben si guarda di far entrare nel suo interno altro marciume fetente, quali sono le cose che nel mondo si vedono. Sarebbe ben pazzo colui che, avendo una piaga marciosa, va radunando altro marciume per metterlo sulla sua piaga. Ora, conoscere se stessi porta con sé la conoscenza delle cose del mondo. Quindi, come tutto è vanità, fugacità,
beni solo mascherati, inganni, incostanza di creatura. Onde, conoscendo quali sono le cose in se stesse, ben si guarda dal farle entrare in se stessa, e tutti quei ripostigli vi restano ripieni delle virtù di Dio. Capitolo 136, 16 ottobre 1905. Avendo letto un libro che trattava delle virtù, guardando me stessa stavo impensierita perché non vedevo in me nessuna virtù. Se non fosse solo che voglio amarlo, lo voglio, lo amo e voglio essere amata da Gesù benedetto, niente, niente esisteva in me di Dio. Ora, trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù mi ha detto: figlia mia, quanto più l'anima giunge al termine per avvicinarsi alla fonte di ogni bene, qual è il vero e perfetto amore di Dio, dove tutto resterà sommerso e solo l'amore galleggerà per essere il motore di tutto, così l'anima sperderà tutte le virtù che ha praticato per il viaggio, per rinchiudere tutto nell'amore e riposarsi di tutto per solo amare. Non vi sperdono tutto i beati nel cielo per solo amore? Così l'anima più cammina, meno sente il diverso lavorio delle virtù, perché l'amore, investendole tutte, le converte tutte in sé, tenendole in se stesso a riposo come tanti nobili, come tante nobili principesse, lavorando lui solo e dandole vita a tutte. E mentre l'anima non le avverte, nell'amore le trova tutte, ma però più belle, più pure, più perfette, più nobilitate. Se l'anima le avverte, è segno che sono ancora divise dall'amore. Come per esempio, uno riceve un comando e l'anima esercita l'ubbidienza per ubbidire a quel tale, per acquistare la virtù, per sacrificare la volontà propria e per tante altre ragioni che ci possono essere. Ora, facendo così, già si avverte che si esercita l'ubbidienza, si sente la fatica, il sacrificio che porta con sé questa virtù. Un altro ubbidisce, ma non per ubbidire a quel tale, né per altre ragioni, ma conoscendo che Dio si dispiacerebbe della sua disobbedienza, guarda Dio in quel che comanda e per amore suo sacrifica tutto ed ubbidisce. L'anima non avverte in questo che obbedisce, ma solo che ama, perché solo per amore ha obbedito, altrimenti avrebbe disobbedito lo stesso. E così di tutto il resto. Quindi coraggio al cammino, che quanto più si cammina, tanto più presto anche di qua pregusterai la beatitudine eterna del solo e vero amore. Sono davvero bellissimi e straordinariamente profondi questi capitoli, che mi verrebbe da dire che basterebbe comprendere bene alcune cose di questi capitoli e poi terminiamo tutte le meditazioni del come ci si prepara a vivere nel divino volere, perché sono veramente fondamentali, essenziali e racchiudono dentro di sé tantissime cose. Ora, la conoscenza di se stessi, questo è un tema universalmente trattato in ascetica, in spiritualità, è sempre dire raccomandato e è poco. I maestri di spirito insistevano in continuazione su questo punto, perché questo è un punto assolutamente basilare della nostra santificazione, anche comune e anche ordinaria. Ovviamente questo è un capitolo per persone umanamente sane, d'accordo, equilibrate, e che non abbiano, si portino già dietro delle problematiche psico-emotive, di sprezzi, di disordinati di se stessi, di disistime o cose di questo genere, perché la profonda verità di queste parole va recepita correttamente, ecco. Non è un alimento per andare a ingrassare passioni disordinate, che sono figlie delle nostre ferite, delle nostre frustrazioni, di tante altre cose che non hanno niente a che fare, insomma, con la conoscenza di se stessi e con la santificazione. Questa è una premessa fondamentale. Ecco perché chi ascolta dice: ah, si conosce che siamo vasi fragili, marciosi e puzzolenti. Ecco,
se è già una personalità fragile e portata, insomma, a disprezzarsi in maniera disordinata, come oggi frequentissimo e comunissimo, chiaro che vivere queste cose, pensare a queste cose, gli farà più male che bene. E ciò detto, però, la conoscenza di noi stessi è qualcosa di straordinariamente importante. E la conoscenza di se stessi significa proprio imparare a vedere come la nostra anima sia di per sé, a causa del peccato originale, a causa dei nostri peccati attuali, a causa di tutti quanti i disordini che si trovano in noi stessi e delle piaghe che il buon San Tommaso, tra l'altro, bene numerava come conseguenza della macchia d'origine, c'è una situazione molto molto critica. Pensiamo per esempio alla debolezza della nostra volontà, che è una delle quattro piaghe del peccato originale, all'ignoranza del nostro intelletto, che noi non conosciamo quasi nulla, di Dio conosciamo pochissimo, del mondo conosciamo pochissimo, di noi stessi ancora meno, spesso e volentieri. Pensiamo alla piaga della concupiscenza, per cui le nostre passioni sono impazzite, il nostro corpo spesso avverte i moti della lussuria e della libidine anche in maniera completamente involontaria, cioè quando sta pensando completamente ad altro, no? Quindi dovendo fare i conti con queste cose anche quando non apre nessuna porta, non vi dà nessuna occasione, insomma, no? L'esperienza dei santi, tipo un San Benedetto, un San Francesco, insomma, ne è la prova lampante. Facciamo esperienza nella nostra esistenza, quando il Signore ci manda la sua luce, di quello che siamo capaci di combinare. E questo non solo quando pecchiamo ad occhi aperti, ma anche quando sbagliamo in buona fede, cioè pecchiamo ad occhi chiusi, cioè facciamo delle cose che non si devono fare agli occhi di Dio, ma non avendone noi coscienza, anzi a volte addirittura pensando che stiamo facendo bene, le facciamo. Questa è una delle cose più umilianti che possano succedere, no? Quando uno magari ci ha messo tanta energia, tanto amore, tanta buona volontà in alcune scelte, in alcuni orizzonti, in alcune prospettive, in alcune cose in cui ha creduto, e poi si accorge che si è sbagliato. Ecco, tutto questo a che cosa concorre? Ecco, concorre a quella serena, però pacifica e oserei dire quasi gioiosa, ecco, presa di coscienza di se stessi. Quindi che è purtroppo vero questo qui, cioè che siamo un nulla, anzi siamo vasi fragili, facilissimi a rompersi, marciosi, perché purtroppo partoriscono cose non perfette anche quando vorrebbero fare tutt'altro, puzzolenti, che ci portiamo dietro purtroppo la puzza di peccati piccoli o grandi, di errori, eccetera. Allora Gesù dice, questo è così importante perché il problema è questo: si diventa santi se la nostra anima è piena di Dio. Ma se è piena di Dio, non è che diventa piena di Dio automaticamente, diventa piena di Dio se io mi riempio di Dio, se io cerco di inserire dentro la mia anima, diciamo così, tutte le cose di Dio. Ma noi purtroppo abbiamo sotto gli occhi in continuazione tutto lo spettacolo interrotto delle cose del mondo, che oggi poi, insomma, ci aggredisce o ci circuisce in maniera, come dire, molto più intensa, molto più forte di come era un tempo, perché ci abbiamo
prima i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli visivi, che hanno un fascino straordinario, no? E una capacità di allettamento grandissima. E secondo, viviamo in un mondo che di cristiano e di fede c'ha ben poco, e quindi stiamo in continua sollecitazione. Allora, che cosa bisogna fare dinanzi a tutte queste cose? Bisogna chiudere le finestre, però il problema è che ordinariamente le anime, quando pensano di dover chiudere qualche finestra sulle cose del mondo, si intristiscono, perché è come se rinunciassero a delle cose belle. Cioè, no, però questo come faccio a togliermi tutte quante queste cose che in fondo, tanto brutte non è che sono. Ecco. Un'anima che pensa così ancora deve crescere, soprattutto ancora deve conoscersi, soprattutto ancora deve conoscere le conseguenze nefaste che quei beni mascherati, quelle tante vanità, quelle tante fugacità, quei tanti inganni e quelle tante incostanze di creatura lasciano nell'anima. Pensiamo all'incostanza, per esempio, cosa intende Gesù con l'incostanza di creatura, no? Gli uomini cercano da parte dei loro simili affetti, considerazioni, stime, di essere trattati bene, di essere ben voluti, tutti vogliono questo, no? Ma questo nelle creature non si trova, perché non è che non si trova perché gli altri sono cattivi e perché soltanto io sono buono, sono corretto, invece gli altri sono tutti cattivi, non mi vogliono bene, non capiscono niente, io invece non faccio niente di male, faccio solo del bene, le cose solite che si sentono in continuazione dire, no? Ma c'è un problema strutturale, cioè una creatura è creatura, cioè qualunque essere umano, se sapete questo lo sa molto bene, si porta dentro il cuore, dentro la vita, tante situazioni di fragilità, di problematicità, per cui non è che vuole essere cattivo, vuole essere sgarbato, o vuole essere inaffidabile, o vuole voltarti le spalle, ma è portato da tante cose a fare questo, perché Enes è un poveraccio, è un altro poveraccio come te. Allora, un poveraccio non può essere aiutato da un altro poveraccio. Un poveraccio per essere aiutato deve trovare una persona ricca che risolve i problemi. Quanti matrimoni si sfasciano perché in buona fede un ragazzo o una ragazza magari si sposano perché cercano lui la vita in lei e lei la vita in lui. Poi che succede? Che non trovando lui la vita in lei e lei la vita in lui, c'è la disillusione, quindi poi cominciano a partire le dinamiche distruttive, quindi il riempirsi di insulti, di improperi e di meccanismi di colpevolizzazione, e poi il matrimonio si sfascia. Ma due figli di Dio non si sposano per andare a succhiare la vita l'uno dall'altro. Due figli di Dio che tra l'altro hanno fatto un cammino, quindi che hanno, si sposano per andare a donare la vita all'altro. Per quanto possono, pur nella consapevolezza delle proprie miserie, no? Quindi questa percezione, questa conoscenza è fondamentale. E dobbiamo anche comprendere quanto male ci fa, non quel bene mascherato, l'aprire le porte alle cose del mondo e chiudere le cose di Dio. Cioè, pensiamo oggi a quanta gente trascura le cose di Dio con la scusa di non avere tempo, ma c'ha alle finestre della propria anima quasi H24 aperte su ogni cosa, su ogni monnezza che arriva dal mondo, no? Poi insomma oggi queste cose sono abbastanza evidenti, cioè quando si apre la televisione, che Padre Pio chiamava la scatola del diavolo, e tutti quanti dicono la televisione fa tutto schifo, e però stanno tutti quanti davanti alla televisione. Cioè ci sono delle cose che sono assolutamente inguardabili, nel senso che delle cose, quasi tutte le cose che fanno in televisione, non è che uno vuole fare il bacchettone, insomma, no? C'è un dilagare, insomma, di volgarità, di sessismo ossessionato, insomma, di nudismo ossessionato, di messaggi comunque distruttivi, insomma, no? Che veicolano anche a livello, insomma,
culturale tanti disvalori. Dice, vabbè, ma a me non mi fanno né caldo né freddo, tanto io penso ad altro. Ma che te la immetti a fare dentro la tua anima tutta quanta quella monnezza, dice Gesù? È un pazzo, no? Se già tu ce n'hai tanta di tuo, perché ce ne metti ancora? Non è meglio che occupi quel tempo in altro, no? Quindi chiediamoci nel ripostiglio della nostra anima, che ci sta? Cosa ci sta? C'è Dio o c'è qualcos'altro? E poi dobbiamo vedere che cosa vogliamo che ci rimanga, insomma, no? Perché la nostra vita è continuamente soggetta agli orientamenti che le nostre scelte poi gli danno, perché tutto comincia se lo vuoi, ecco, dice una bellissima canzone di De San. Tutto comincia se lo vuoi. In ogni momento, in ogni istante, questa è anche la bellezza, insomma, del nostro essere liberi, dell'essere uomo, possiamo, se vogliamo, cambiare rotta, cambiare direzione, cominciare un altro cammino, buttare all'aria il passato e proprio anche materialmente buttare tutto, pulire tutto e cominciare una vita completamente differente. Questo dipende semplicemente da noi. Comunque questo capitolo è non fondamentale, no? Di più. Poi c'è il bellissimo argomento di Luisa, che teme di non avere le virtù, perché si legge questo bel libretto, magari un bel libretto che spiegava bene la virtù cardinale della prudenza con tutte quante le sue parti, non mi ricordo quando le studiavo, insomma, quindi la giustizia con tutte quante le sue innumerevoli parti, la religione, la liberalità, la gratitudine, ecco, la giustizia distributiva, la giustizia commutativa, tutte queste cose qui, no? La fortezza, la pazienza, la perseveranza, la costanza, la temperanza, l'umiltà, la modestia, il digiuno, tutte queste cose, la penitenza. Ecco, sono tantissime, sono le virtù morali, no? E rimaneva preoccupata perché secondo lei non ce n'aveva nessuno. Dice, ma io so soltanto che amo nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è la classica, questa è la classica frase, la Madonna non diceva tante di questo genere nella sua umiltà, dove uno, come dire, pensa di, come dire, di mortificarsi, insomma, di dire una cosa, guarda un po', e era sincera, era che lo faceva per atteggiarsi, ma in realtà si stava dando la lode più bella. Ecco, e tra l'altro questo è un concetto profondissimo, perché ogni virtù, questo lo diceva anche San Tommaso da qui, non vale nulla agli occhi di Dio se non ha come forma la carità e come spirito l'umiltà. Noi dobbiamo immaginare una virtù sempre tricomposta, ogni atto di virtù. C'è la materia, Gesù fa l'esempio dell'ubbidienza, se una persona che ha l'autorità di darti un comando ti dà un comando, l'esecuzione di quel comando materialmente fa parte della virtù dell'ubbidienza. Però Gesù dice, perché ubbidisci? Ecco la forma, no? Quindi perché tu fai quell'atto di virtù? Perché se lo fai per amore di Dio, è leggero. Cioè, fosse pure l'ubbidienza più terrificante che ti viene data, se c'è un amore autentico, è leggero. Se quell'amore non c'è, certo, hai meritato, per carità, meglio ubbidire piuttosto che disubbidire, ma hai sentito una fatica enorme, un sacrificio enorme, d'accordo? Perché tu mastichi amaro, dice, ma perché devo fare quello che dice un altro? No, io penso diversamente, devo fare come mi pare, cioè, ha sbagliato, non è giusto, ha visto male, qua, pum, dai. E Gesù spiega, così vale per tutte le virtù. Faccio un esempio, insomma, tratto da un'apparizione mariana in corso, ancora in via di studio da parte della Chiesa, e ogni volta che vi faccio riferimento è sempre sottinteso che perfettamente sottomesso ora per allora a qualunque giudizio della Chiesa, no? Ma l'esempio, insomma, è perfettamente calzante. La Beata Vergine Maria, sono tanti anni che apparirebbe a Međugorje
e ha chiesto delle cose, alcune delle quali abbastanza impegnative, tutti più o meno sanno, perché è una cosa abbastanza diffusa, che a Medjugorje la Madonna ha chiesto, insomma, un impegno nella vita interiore notevole, insomma, no? La messa quotidiana, il rosario intero quotidiano, e la confessione mensile o per i più bravi entro gli 8 giorni, insomma, come raccomandavano i santi per chi vuole diventare santo, un po' di meditazione quotidiana, ecco, sul Vangelo le suggerisce, ma sugli scritti di Luisa penso che sarebbe contento ugualmente. E poi c'è il punto dolente, che è il digiuno 2 volte a settimana, pane e acqua, insomma un digiuno abbastanza severo. Qui dice, no, io non posso mica fare, dice, mi viene il mal di testa, poi devo lavorare, poi devo fare questo, poi devo fare quell'altro. Insomma, la Madonna che è sempre molto buona, a parte che non dà mai ordini, quindi non dice queste cose come termini perentori, chiede lei, d'accordo? Chiede oppure invita, ha sempre questo stile molto celeste, no? Quindi se non vuoi, fa niente, insomma, cioè, fa niente. Non ti mette nessun peso, nessun obbligo, no? Però chi gli faceva, dice, no, io lo vorrei fare, però fa troppo sacrificio, cioè, non ce la proprio faccio. Lei disse una cosa molto importante, che è la risonanza letterale di quello che Gesù ci dice in questo capitoletto. Dice, no, il problema non è il digiuno, il problema è l'amore. Non è la fatica del digiuno, è il poco amore. Io ho immaginato una persona che è innamorata della Madonna, proprio innamorata, non per scherzo, no? Cioè, una persona che è innamorata, solo conoscere che una cosa fa contenta la persona amata, ma se è innamorata veramente, ma va fino in capo al mondo, d'accordo? E se quella cosa gli costa sacrificio, pure contenta, se mi costa sacrificio, meglio, così te lo dimostro quanto ti amo. Capito? Perché la cifra, la misura dell'amore, ci ricordava il caro Cardinal Petrocchi nella sua recente visita dalle nostre parti, è dato dalla capacità di soffrire per il prossimo. Tu non puoi dire a una persona ti amo se non hai sofferto per lei, non vuoi soffrire per lei o non sai soffrire per lei. Quindi l'amore rende tutto leggero. E attenzione, attenzione, cosa dice Gesù? Noi sappiamo che la vita nella divina volontà, che cos'è? È il ripristino dell'Eden terrestre, giusto? Non chi lo sa che cosa ci andiamo a immaginare quando pensiamo al ripristino dell'Eden terrestre, no? Certo, ci sono delle cose anche molto molto belle, ma che cos'è questo ripristino dell'Eden terrestre? Ci abbiamo mai pensato? Qui Gesù ce lo dice. Cosa fanno i beati in paradiso? I beati in paradiso racchiudono tutto nell'amore. I beati in paradiso sono immersi nell'amore e immersi nell'amare, non fanno altro. E se uno volesse dire in 2 parole, ma che cos'è la vita nella divina volontà? Il paradiso sulla terra, perfetto. Tu apri tutte quante le porte a riconoscere e ad accogliere l'amore di Dio, che ce n'è tantissimo da accogliere e ad andare a prendere, e lui è molto dispiaciuto che pochi lo riconosca, e ricambiarlo, basta. Quindi, cioè, dice, ma tu che hai fatto il digiuno? Ma solo non ho fatto nessun digiuno, io ho fatto un atto d'amore alla Madonna. Non hai praticato la virtù del digiuno, ma chiamala come te pare. Ma cioè se io non sapessi che questa è una cosa che Dio vuole, che la Madonna la vuole, non la farei, perché non è che devo fare l'asceta o l'atleta o il super santo che fa il digiuno. Ciò che mi muove è soltanto quello. Ecco perché la vita nella divina volontà è l'Eden. Quanti ti amo ci abbiamo da parte di Dio? Cioè, si trasforma tutto quanto, no? Cioè, per la gente comune, no, capito? Andare a messa la domenica, facciamo un altro esempio, l'ultimo, perché poi non dilunghiamo. Che cos'è? 3° comandamento. È un obbligo, devi andare a mettere la tassa e il timbro, ma cioè, la messa è il più grande ti amo che Gesù abbia detto all'uomo, perché la messa è il sacrificio della croce che si rende presente qui ed ora.
Ma se tu capissi, percepissi la messa come il più grande atto d'amore che ti ha fatto Gesù, ma scusa, no? Sarebbe un pensum andare a messa la domenica, ma pensiamoci. Ecco perché l'amo dice: andate a messa tutti i giorni. Ma andate a messa tutti i giorni è una cosa normalissima, d'accordo? Non è una cosa strana. Non entriamo qui adesso nel discorso: ah, io non ci vado, quindi vado all'inferno. Non si va all'inferno, se non, cioè non si tratta di inferno o paradiso, d'accordo? Qui si tratta di comprendere la vita dell'amore. Se lì tu c'è il più grande ti amo, il più santificante ti amo di Gesù, che poi tra l'altro tu puoi accogliere e ricambiare, perché la messa culmina quando uno sta in grazia di Dio, nella comunione sacramentale, dove c'è Gesù dentro il cuore e dove lo puoi riamare, puoi scatenarti come ti pare, insomma, che più lo fai meglio è. Oppure, dopo la comunione bisogna fare 15 minuti di ringraziamento, perché se no ti porti a spasso nostro Signore, l'ho detto tante volte, ed è vero. Cioè, ma una persona che ama, te pare che io ho Gesù Cristo dentro la mia anima e mi viene voglia di andarmene in giro? Ma non te passa manco per l'anticamera del cervello, no? Quindi comprendiamo come è tutto qui il problema. Ecco perché Gesù fa questo discorso. Come conclude? Quanto più si cammina, tanto più presto, anche di qua, pregusterai la beatitudine eterna del solo e vero amore. Pregustare la beatitudine eterna, cioè se tu cominci a vivere così, eccolo l'Eden terrestre, eccolo il paradiso terrestre, è questo. Sì, poi sicuramente il diavolo starà alla larga, non sentiremo più il peso delle passioni e tante altre cose, insomma, che ci ha promesso nostro Signore, no? Ma eccolo il paradiso terrestre anticipato. Ecco perché è così importante e basilare, come accennavo, questo piccolo ma profondissimo capitolo. Conoscenza di noi stessi, a Santa Vergine Maria, e amore. Ecco, se ci indirizziamo decisamente verso queste due mete, che dobbiamo anzitutto chiedere per tua intercessione al Signore, comincia il paradiso sulla terra e si spalancano i portoni della vita nella divina volontà. Ci riempiamo di Dio e ci svuotiamo di tutto ciò che Dio non è. Facilmente stiamo H24 in comunicazione tipo corrente elettrica, insomma, con Lui. Impariamo a fare tutte le cose per Lui, con Lui, mossi da Lui. E fissa nel nostro cuore, ecco, queste cose che Gesù ci ha detto, e aiuta anche la nostra anima a ben assimilarle e soprattutto a agire in maniera conseguenziale, a comprendere dove polarizzare i nostri sforzi, il nostro impegno e il nostro lavoro su noi stessi, per raggiungere al più presto questi celesti santissimi
obiettivi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.